oggetti hanno un altro valore molto importante, che è quello poetico. Cioè, quando noi desideriamo un oggetto, spesso lo desideriamo per soddisfare un bisogno che è molto profondo nel nostro animo, che è quello di arte e poesia. Alessi ha operato in quest'area. Operare in quest'area è molto difficile, molto complicato, perché si tratta di porsi come mediatori tra il mondo del progetto contemporaneo e i desideri delle persone. Sono aziende, anche queste aziende tendono al profitto, anche queste aziende sono consapevoli di essere inserite in un contesto capitalistico, ma non per questo dimenticano che agiscono anche in un altro mondo, che è quello della cultura, delle arti applicate. Quindi, non dimenticando questo, hanno fatto del design non un mezzo, ma un fine. Una parte di uno scritto di Alberto Alessi dove lui dice che è convinto che una moderata pratica di trasgressione delle regole che la produzione industriale richiede non solo sia accettabile, ma deve essere praticato. È più che auspicabile. Se si vuole fare innovazione, se si rispettano le regole non si procede, se si rispettano le regole ci si ferma e ci si inaridisce in una posizione statica che non può essere quella della ricerca, quindi neanche quella della ricerca nel design. Quel professionista è in grado di disegnare un oggetto capace di stabilire delle relazioni affettive, emozionali, forti con le persone. Quando si crede veramente in un oggetto, quando si crede veramente in un progetto, chiaramente questa fiducia nasce anche dalla relazione col designer, anche se si prevede che forse non venderà, vale comunque la pena metterlo in produzione. Perché? Perché siamo produttori di cultura, non di prodotti esclusivamente. Alla fine degli anni 70 Mendini incontra Alberto e propone questo progetto. L'idea è quella di lavorare con gli architetti, non con i designer, ma con degli architetti puri, cioè degli architetti che non abbiano mai disegnato degli oggetti. Fine degli anni 80 si pensa che è tempo di aprire l'Alessi ai giovani. Cioè, fino a quel momento Alessi aveva lavorato solo con designer maturi o comunque, diciamo, persone che avevano già intrapreso la carriera del design. Alberto Alessi pensa che sia opportuno lavorare con i giovani, con le scuole, con chi ancora designer non è o lo è appena diventato, e per questo motivo apre il Centro Studi Alessi. Si invitano 100 designer da tutto il mondo e si chiede loro di immergersi nella propria memoria, in quella personale e quella culturale, perché appunto ci sono differenze culturali negli oggetti dell'offerta. Immergendosi nella loro memoria, dicevo, si chiede loro di immaginare qual è l'oggetto per l'offerta, che stiamo parlando di industrial design, cioè dell'incontro tra l'industria e il designer, e moltissimi prodotti non sarebbero così come sono se non fossero nati dall'incontro tra queste due realtà. L'Alessi si può raccontare in pochissimi termini: metaprogetto, paradossale, borderline, trasgressione. Grazie.